1 Detto Fatto DL, 2 Desdemona Rab, 3 Dollar Alter, 4 Dybala B, 5 Demetra JVS, 6 Dante SSM, 7 Dominique Bruno in seconda fila, 9 8 Deimos del Ciceo, 9 Dorian Gray Font, 10 Drupi Ferm, 11 Daenerys El Bigi, 12 Drusiana, 14 Diadora di No. Settima ed ultima corsa di Palermo, 4 anni vincitori da 4 e 12 mila euro, i più attesi Demetra JVS e Deimos del Circeo. Stacco della macchina e si parte. Proprio Demetra dà l'impressione di poter scavalcare tutti e per andare al comando e ci riesce. Numero 8 squalificato. Mentre torna a sbagliare Deimos del Circeo e viene già squalificato, e purtroppo è la seconda volta che gli succede nelle ultime 6 corse, le altre 4 le ha vinte tutte, evidentemente la fase di partenza. Numero 1 squalificato. È un rischio, sbaglia e viene squalificata anche Detto Fatto DL, ed allora a guidare le operazioni Antonino Pecoraro con Dante SSM nei confronti di Demetra JVS e di Dybala B. Sono tre cavalli più seguiti in alternativa a quello che era il favorito Deimos del Circeo, che però si è eliminato nella fase iniziale. E prova adesso a mettere pepe sull'acceleratore Antonino Pecoraro, 44,6 per i primi 600 metri, ha comunque abbastanza preso in mano sulla retta delle tribune. A seguire sempre Demetra JVS e Dybala B per linee esterne Desdemona Rab, primi 800 metri in 1 minuto e 6 decimi, la numero media due, è di 1,15,8 al chilometro, sbaglia Desdemona Rab, quarto in corda c'è Diadora di No. E continua la trottata in avanti di Antonino Pecoraro col suo Dante SSM che raggiunge il primo chilometro in 1,16 mantenendo direi una lunghezza abbondante di vantaggio nei confronti di Demetra JVS. La retta di fronte viene percorsa in 14,6, allora adesso per linee esterne prova a farsi sotto Dominique Bruno con Luciano Messineo, cerca di farlo ma non progredisce più di tanto. Nel frattempo è sempre in testa Dante SSM, sempre in scia Demetra JVS, retta d'arrivo con Dante che prova a sfuggire all'affondo di Marcello Mangiapane con la sua Demetra JVS, ma passa Demetra JVS all'interno, filtra anche il numero 9 ma non ce la fa Dorian Gray Fond a fare la grossa sorpresa, ce la fa invece a portarla a casa Demetra JVS con Marcello Mangiapane che a media di 1,15,9 precede appunto Dorian Gray Fond, mentre per il terzo posto con ogni probabilità dovrebbe essere il numero 10 di Drupi Ferm. Dunque vittoria di Demetra JVS al suo esordio sulla pista palermitana, Luciano Ugenti l'allenatore, Marcello Mangiapane il guidatore, i colori della signora Elena Villani Orlando, media di 1,15,9 per vincere nei confronti di Dorian Gray Font e probabilmente di Drupi Ferm numero 10, ma per il terzo posto probabilmente bisognerà ricorrere al photo finish, davvero molto stretta la foto, potrebbe ancora essere terzo Dominique Bruno, ma insomma è davvero una foto per il terzo posto molto molto complicata, anche se l'impressione è che sia Drupi Ferm ad averla spuntata per la classica narice. Dunque 5 al primo posto, 9 al secondo, foto per il terzo, probabilmente fra il 10 ed il 7, e questo è tutto per la ultima corsa di Palermo, Palermo che torna in pista mercoledì prossimo 14 giugno. E per oggi dalla favorita è tutto.